Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione è stata illustrata la situazione delle comunità montane. Non c'è ancora il piano unico di liquidazione di tutte le comunità montane umbre. È quanto emerso dalla prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, che ha ascoltato in audizione i commissari liquidatori delle comunità montane. Dai loro interventi sono emerse tutte le difficoltà che stanno avendo nell'approntare il piano unico di liquidazione previsto dalla legge, che deve tener conto delle diverse situazioni territoriali, piano che potrebbe arrivare entro il mese di luglio. Ma i commissari liquidatori hanno evidenziato che stanno aspettando la predisposizione dei bilanci consuntivi delle singole comunità montane, complicati dai numerosi contenziosi aperti e dalla difficoltà delle vendite degli immobili con bandi che vanno deserti, visto che il periodo di crisi ha svalutato di molto il valore degli immobili inseriti nei singoli piani di liquidazione. Malgrado questo, le comunità montane continuano ad erogare buoni servizi con costi congrui, tanto che la maggior parte dei comuni paga le quote associative. La maggior parte delle comunità montane hanno intrapreso un processo di rientro graduale dei debiti e di messa in ordine dei conti. La situazione più complessa è quella della comunità montana dei Monti del Trasimeno, che ha uno sbilancio superiore ai 7 milioni di euro e la situazione si può ancora aggravare. La comunità ha aperto una fase di contraddittorio con i comuni per la copertura del disavanzo. La seconda commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha espresso parere favorevole unanime sulla proposta della Giunta di modificare il regolamento 5 del 2010 sulla prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola. Le modifiche al regolamento sui danni causati dai cinghiali prevedono sia garantita una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti. Il termine massimo delle 48 ore dalla segnalazione, entro cui devono essere attivati gli interventi di urgenza, potrà essere ridotto con atto della Giunta previa valutazione delle situazioni d'emergenza che possano presentarsi durante l'anno e in virtù dell'importanza del rischio per la produzione agricola. Il regolamento prevedeva che nel caso gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione, i proprietari o conduttori dei fondi interessati possano svolgere direttamente operazioni di contenimento mediante abbattimento. Si vuole quindi incrementare l'efficacia degli interventi di contenimento anche attraverso la riduzione del limite delle 48 ore dalla segnalazione per gli interventi di urgenza. La terza commissione ha approvato la proposta di regolamento dalla Giunta regionale riguardante l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. È stato l'assessore regionale alla salute Luca Barberini a illustrare ai commissari il nuovo regolamento che separa nettamente chi autorizza da chi accredita le strutture sanitarie. L'organismo tecnicamente accreditante, l'OTAR, sarà interno alla regione, non più esterno come adesso. Svolgerà un'istruttoria tecnica per verificare se le strutture pubbliche o private che richiedono l'accreditamento siano conformi ai requisiti previsti dal regolamento quanto a diagnostica, servizi, area farmaceutica. Per ogni tipologia di struttura sono previsti requisiti specifici. Oltre alle procedure per la domanda di accreditamento, il regolamento prevede quelle di rilascio, diniego, sospensione, revoca e revoca volontaria. Sempre in terza commissione approvata a maggioranza la proposta della Giunta regionale contenente modifiche al regolamento che disciplina i servizi residenziali per i minorenni. L'assessore alla salute Luca Barberini ha illustrato l'atto che contiene percorsi autorizzativi e standard di assistenza che debbono essere garantiti per le diverse tipologie di strutture previste. Per la prima volta, ha detto l'assessore, ci sono tariffe che debbono essere applicate per ogni singolo servizio previsto dal regolamento. Non una tariffa secca, ma la possibilità per i gestori, in accordo con le zone sociali, quindi con i comuni, di applicare una tariffa fra un minimo e un massimo da definire. Questo eviterà corse eccessive
aggressive verso l'alto e anche tariffe talmente basse da non poter garantire servizi che sono rivolti a una categoria fragile. Inserite inoltre modifiche introdotte dalla legge di stabilità che distingue le figure di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista con diploma di laurea. La Giunta ha affrontato il tema di chi lavora in queste strutture da almeno 10 anni e che ha quindi maturato una esperienza importante per svolgere l'incarico nel settore, ma si ritroverebbe espulso dal mercato in caso di rigida applicazione delle norme. Ci assumiamo la responsabilità politica di questa scelta, ha detto l'assessore. Non ci sentivamo di rinunciare a queste professionalità, molte delle quali impiegate in campo sanitario, e quindi lasciarli per strada. Contrario il vicepresidente della Commissione, Sergio De Vincenzi, gruppo misto Umbria Next, secondo il quale viene introdotta una fattispecie aggiuntiva che appare non in linea con la normativa nazionale, a tutto rischio della regione, che si fa garante di figure professionali che non hanno la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico da acquisire attraverso corsi intensivi di formazione organizzati all'università. La prima commissione, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato la relazione del Comitato regionale per le comunicazioni riguardante l'attività svolta nel 2017. Nel 2017 sono stati restituiti agli Umbri 1.200.000 euro. È uno dei dati più rilevanti emerso dalla relazione del Comitato regionale per le comunicazioni sull'attività svolta nello scorso anno, che è stato approvato dalla prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle. Illustrando la relazione ai commissari, il presidente del Corecom Marco Mazzoni ha detto che il 2017 è stato l'anno nel quale il comitato ha cambiato marcia, posizionando al centro del suo lavoro la comunicazione e il rapporto con gli operatori telefonici. Mazzoni ha poi ricordato i risultati raggiunti nel 2017. Sono stati 2.928 i cittadini umbri che si sono rivolti al Corecom per risolvere contenziosi con operatori di telefonia e pay TV, con un incremento del 16% rispetto al 2016. Un servizio gratuito per i cittadini che ha portato alla restituzione di 1.200.000 euro. Inoltre, il Corecom è tornato ad essere un punto di riferimento per la ricerca sulle tematiche delle comunicazioni rilevanti per la nostra società, grazie alla prima ricerca in Umbria sul fenomeno del cyberbullismo, che ha consentito di intervistare 900 ragazzi tra i 15 e i 20 anni di istituti umbri. E i dati mostrano che il problema esiste anche nel nostro territorio. Altro tassello rilevante dell'attività del Corecom è stato il progetto TV di comunità, per mantenere alta l'attenzione nelle zone dell'Umbria colpite dal sisma, che è stato valutato dall'Agicom come uno dei migliori eventi organizzati dai Corecom italiani. Si tratta di un bando rivolto alle emittenti TV per la promozione dei territori umbri colpiti dal terremoto attraverso video su economia, turismo, rete sociale e cultura. A Palazzo Cesaroni continuano i lavori di riordino statutario. Il servizio, Marco Paganini. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, presieduta da Silvano Rometti, ha proseguito l'esame di alcune proposte di modifica da apportare allo Statuto della Regione Umbria. Nel corso dell'ultima riunione, con il supporto dell'Ufficio Legislativo di Palazzo Cesaroni, sono stati discussi gli articoli riguardanti il procedimento legislativo in Commissione redigente, la pubblicazione e la comunicazione di una legge, la potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi, l'elezione del Presidente e del l'ufficio di presidenza, il regolamento interno. Prima della conclusione dei lavori, la Commissione ha ascoltato il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali sull'articolo dello Statuto che prevede le competenze del CAL. Dall'incontro è emersa la condivisione per una modifica statutaria mirata a definire in modo più puntuale quali sono gli atti per i quali è necessario un parere obbligatorio del Consiglio. Nell'ultima riunione della terza commissione, la consigliera del Partito Democratico, Carla Casciari, ha illustrato la sua proposta di legge concernente disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare, con cui si intende promuovere la massima diffusione nell'ambito dei servizi per la prima infanzia della conoscenza delle tecniche salvavita.
Ogni anno, ha spiegato Carla Casciari, in Italia muoiono una trentina di bambini sotto i 4 anni a causa della inalazione di corpi estranei o di cibo. L'ostruzione delle vie aeree è nella maggior parte dei casi risolvibile se si è in grado di effettuare un intervento precoce. Quindi si propone di attivare dei percorsi di formazione per gli operatori delle scuole che ne facciano richiesta, al fine di fargli acquisire o perfezionare le conoscenze delle tecniche inerenti il primo soccorso, avvalendosi dell'esperienza dei soggetti che quotidianamente gestiscono i servizi sanitari regionali, in particolare gli operatori della centrale unica 118. Si vuole anche istituire il marchio Nido d'Infanzia Sicuro, che renda riconoscibili le strutture dotate di personale formato nelle tecniche salvavita. La copertura finanziaria di tale proposta di legge è prevista nella riduzione di 20.000 euro di precedenti autorizzazioni di spesa comprese nella missione Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio. Il vicepresidente della Commissione, Sergio De Vincenzi, gruppo misto Umbria Next, ha mosso delle critiche sull'atto presentato dalla collega. Senza nulla togliere l'importanza del tema, ha detto De Vincenzi, continuiamo a implementare sempre più le normative con leggi leggine da 20.000 euro, ma rimaniamo distanti dalle reali esigenze delle persone. Simili progetti, ha detto De Vincenzi, possono essere inseriti nel piano di prevenzione regionale o in altri quadri legislativi senza creare un'altra legge che comunque costa anche impegno e soldi attraverso il lavoro del personale degli uffici. Al termine del dibattito, il presidente della commissione, Attilio Solinas, ha dato mandato agli uffici di avviare il procedimento istruttorio sull'atto, approfondendo sia gli aspetti tecnico-finanziari che la legislatura adottata dalle altre regioni su questo tema. Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Smacchi interviene nuovamente sulla questione della doppia tassazione delle pensioni estere, nel sottolineare che le incertezze legislative non possono né debbono ricadere sui cittadini. Smacchi annuncia un'interrogazione per conoscere quali azioni sono state poste in essere dopo l'ultimo dibattito in aula e capire se si è già avviata un'interlocuzione con i nuovi rappresentanti umbri in Parlamento e con il nuovo governo. Secondo Smacchi, le somme che i pensionati ex emigranti dovranno restituire si aggirano intorno a 25-30.000 euro annui, cifre importanti, ha detto Smacchi, che stanno costringendo queste persone a ricorrere a prestiti ad hoc per riuscire a pagare. La terza commissione consigliare, la Commissione Sanità e Servizi Sociali, prosegue l'istruttoria sulla mozione depositata dai consiglieri della Lega Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, con cui si chiede l'impegno della Giunta regionale a colmare almeno in parte il fabbisogno regionale di futuri medici specializzati tramite coperture finanziarie atte a realizzare contratti aggiuntivi per i laureati residenti e iscritti all'Ordine dei Medici dell'Umbria, prevedendo che l'erogazione di contributi regionali debba essere subordinata alla verifica del possesso, della nascita o in alternativa della residenza in Umbria da almeno 2 anni e avere conseguito la laurea in medicina nell'Ateneo Umbro. La consigliera regionale del Partito Democratico, Carla Casciari, membro della commissione, ha fatto notare che un atto analogo sull'inserimento professionale di studenti umbri, da lei firmato insieme al consigliere Giacomo Leonelli, è stato recentemente già approvato dall'Aula di Palazzo Cesaroni. La pagina della cultura dell'attualità, Palazzo Cesaroni, un convegno del Centro Studi Giuridici e Politici sul tema Regioni ed Europa. Il servizio di Tiziano Bertini. Un attento approfondimento sul ruolo delle regioni ed in particolare delle assemblee legislative nel processo di formazione e di attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea. È stato questo il filo conduttore del convegno Regioni ed Europa, il ciclo del processo legislativo dell'ordinamento europeo, svoltosi nei giorni scorsi nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. L'iniziativa è del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa. L'iniziativa di oggi e quella che svolgeremo il 13 di luglio sono due iniziative che il Centro Studi ha organizzato insieme all'Assemblea Legislativa su dei temi di particolare interesse legati proprio all'attività istituzionale dell'Assemblea. Oggi si discuterà dei rapporti tra le regioni e l'ordinamento europeo. Il 13 di luglio invece ragioneremo sull'articolo 116 della Costituzione terzo comma, cioè sulle funzioni, sull'ampliamento delle funzioni e delle competenze delle regioni.
Quindi noi abbiamo organizzato questi due temi proprio perché il centro studi vuole essere e vuole tornare a essere un elemento di supporto nell'attività dell'Assemblea legislativa, quindi trattando di argomenti che siano di specifica competenza. Della necessità di un rafforzamento dell'interazione tra la normativa europea e quella delle regioni ha parlato nel suo intervento la Presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi. Vorrei ringraziare l'Avvocato Campiani e il nostro centro studi per aver voluto impostare una giornata di studi con rappresentanti così importanti che vengono dal Parlamento europeo, che vengono dal nostro Parlamento nazionale per discutere del ciclo appunto e dell'interazione che deve esistere e coesistere tra la normativa europea e quelle regionali. Un processo che deve essere sempre più stretto, sempre più in relazione e un focus che anche l'Assemblea, la conferenza dei presidenti dei consigli regionali ha voluto fortemente su questi temi per cercare di colmare un po' quelle diversità che tra regione e regione ci sono. Nelle regioni ed in particolare nelle assemblee legislative è sempre più complesso il ruolo da esse svolto nel processo di formazione e di attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea. Si tratta di un tema di straordinaria importanza perché le assemblee legislative a tutti i livelli di governo hanno non soltanto e non tanto una funzione di legittimazione democratica dei processi decisionali, ma anche altre due funzioni fondamentali spesso trascurate. La prima è quella di controllare, incalzare i rispettivi governi, nel caso delle regioni, anzitutto le giunte regionali, affinché facciano adeguatamente il loro mestiere, cioè concorrere ai processi decisionali a livello europeo in modo coerente con gli interessi del territorio e anche e soprattutto dell'intero Paese. In secondo luogo, le assemblee legislative per loro natura possono svolgere una fondamentale funzione di informazione, conoscenza sulla reale natura dell'Unione Europea e quindi sui benefici e anche potenzialmente sui problemi che il processo di integrazione europea comporta. E quindi svolgono un ruolo fondamentale di collegamento tra l'Unione e i cittadini. Dell'esigenza di una verifica della normativa regionale in materia ha parlato il capogruppo regionale di Forza Italia, Roberto Morroni. Quella di oggi è una stimolante occasione di riflessione sul tema della partecipazione della Regione dell'Umbria alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche europee, un tema centrale anche per il futuro della nostra Regione. Il quadro che emerge ad oggi è il seguente: la Regione Umbria si è dotata di un'ottima legge varata nel luglio del 2014, la legge 11, che aveva disegnato un'architettura atta a consentire un coinvolgimento pieno dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale, nei processi connessi appunto all'attuazione e alla formazione delle politiche europee e della normativa europea. Purtroppo ad oggi una verifica di questa normativa evidenzia molte ombre e poche luci. Gran parte degli adempimenti previsti in quella normativa sono rimasti lettera morta, sono rimasti solo sulla carta e questo naturalmente determinando una insufficiente consapevolezza e un insufficiente coinvolgimento delle strutture e degli organi della regione in questo importante filone connesso alle politiche europee. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa, va in onda sulle televisioni locali umbre e disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.